Ciao a tutti e benvenuti a questo tutorial dove andremo a vedere l'utilizzo del nuovo strumento Rimuovi, strumento che noi troviamo qui sotto il pennello correttivo. Tenendo premuto troviamo lo strumento Rimuovi, un nuovo strumento che ci permetterà di rimuovere in maniera veramente veloce, rapida e perfetta oggetti e persone e tutto quello che vogliamo da una fotografia. In questo caso abbiamo dei ragazzi che vanno sullo skate. E ad esempio possiamo andare a voler rimuovere il gruppo di ragazzi qui sul fondo. Ovviamente precedentemente utilizzando timbro clone, pennelli correttivi o appunto l'intelligenza artificiale, potevamo andare ad eliminare i ragazzi in maniera comunque molto efficace, però sempre con dei tempi molto lunghi. In questo caso, grazie a questo nuovo strumento, possiamo farlo in maniera molto molto veloce. Andiamo a vedere come funziona. Possiamo andare a selezionare qui in cima la dimensione, in questo caso metterei un 50, e poi andiamo a selezionare le persone che vogliamo togliere dalla foto. Basta solo fare una selezione attorno alle persone, come si faceva anche con lo strumento laso, ed ecco che le nostre persone vengono automaticamente selezionate. Possiamo eventualmente andare a togliere, premendo qui sul tasto con il meno, parte dell'area che abbiamo creato per andare ad esempio ad effettuare una selezione più mirata, più precisa. Una volta fatto questo, andiamo a dare ok qui in cima alla spunta e in un attimo applichiamo lo strumento. Vedete quanto veloce sia adesso rimuovere un oggetto delle persone da una fotografia e quanto efficace. Ad esempio, possiamo vedere un'altra foto. Abbiamo queste ragazze in palestra. Vogliamo andare a togliere una delle ragazze. Stessa cosa, andiamo a fare una selezione della ragazza. Non serve essere perfetti, e comunque, come avete visto, si può sempre andare poi a togliere parti dell'area che abbiamo selezionato. Ricordo sempre premendo il tasto meno. Quindi andare a diminuire l'area. Possiamo in questo caso anche aumentare il pennello, la dimensione, per andare meglio e andare a diminuire parti dell'area selezionata in maniera molto veloce. Ecco qui. Comunque non serve una precisione maniacale, ma basta essere più o meno precisi. Fatto questo, diamo di nuovo la spunta il nostro ok. Ed è tolta in un attimo l'immagine dalla nostra fotografia. Utilissimo questo anche per il ritocco più preciso, ad esempio quello che si faceva anche con lo strumento Cerotto, questo qui sotto, il pennello correttivo o il pennello correttivo al volo. In questo caso strumento Rimuovi molto molto più efficace. Vediamo come togliere questi cappelli dal volto. Andiamo a diminuire la dimensione del pennello. Sempre bene avere la dimensione più piccola possibile, più precisa. E poi basterà andare a evidenziare la parte che vogliamo togliere. Non c'è nessun problema, possiamo poi eventualmente, se andiamo fuori, anche ripetere il nostro lavoro. Visto? Ok, vedete, qui è rimasto un po', basta soltanto ripassare e ridare l'ok. Vedete come in un attimo andiamo a risolvere questo problema che precedentemente avrebbe portato via molto, moltissimo tempo. Direi un risultato veramente perfetto. Lo stesso possiamo fare per macchie, ad esempio. Vedete come lavora in maniera veramente stupenda e precisa. Eccetera, eccetera. Quindi uno strumento veramente eccezionale, una novità che veramente ci aiuterà tantissimo nel velocizzare i tempi di fotoritocco delle nostre foto e che d'ora in poi useremo veramente, veramente tanto. Spero che questo tutorial vi sia stato utile.
Ci vediamo alla prossima. Ciao!